Buon pareggio per il Perugia a Casteldevole, il centro tecnico Nicolò Galli dei rossoblù del Bologna di Inzaghi. L'occasione per ritrovarsi tra i due ex campioni del mondo, Filippo Inzaghi da una parte e Alessandro Nesta, che sta vivendo la sua prima esperienza importante in Italia sulla panchina del Perugia. Una gara amichevole che permette al Perugia dunque di sperimentare nuove situazioni tattiche e soprattutto di confermare le impressioni d'estate nella gara contro il Venezia, anche se Nesta è orientato a cambiare ancora, torna a difesa 3, una sorta di 3-4-1-2, quello voluto dal tecnico biancorosso, con Gawa, Sgarbi, Felicioli in difesa, Mazzocchi, Bordin, Kingsley e Moscati a centrocampo, Verri a ridosso delle due punte, Melchiorri, Mustacchio, non c'è video impegnato con la nazionale, non c'è neanche Norbert Gjomber che ha giocato con la nazionale slovacca, infortunato il centrocampista Raffaele Bianco, che ha appena prolungato il contratto con i biancorossi. Avete visto la prima incursione del Perugia, buono il primo quarto d'ora della squadra di Nesta, poi destro fallisce su questo cross di testa l'occasione del vantaggio, una bella azione sull'out di sinistra con Dix che mette palla in mezzo, destro debole, qui Mustacchio fallisce la possibilità di andare in rete, non riesce a trovare la palla, rete che invece viene trovata da destro, doppio tentativo in area di rigore, forse c'è un'infrazione come fa rilevare Sgarbi, ma è tutto regolare per l'arbitro. Dunque al 18esimo il Bologna è in vantaggio, ancora Bologna vicinissimo al gol con questo cross sul primo palo della bandierina del calcio d'angolo, palla fuori su di poco sul colpo di testa di destro, ecco il servizio per Mustacchio, cross al centro, non raccoglie nessuno, poi la conclusione di Bordin alta sopra la traversa. Bordin dunque schierato dal primo minuto in mezzo al campo con Kingsley pienamente recuperato. La combinazione Melchiorri-Verre nell'area del Bologna, palla sul fondo, sul finire del primo tempo, abbiamo qui superato la mezz'ora, Verre sta trovando gli automatismi giusti e anche nel ruolo di trequartista oggi non è dispiaciuto a Casteldevole, al centro tecnico rossoblù. Buono nel primo tempo del Perugia, gara equilibrata con occasioni da ambo le parti, come avete visto la Bologna ha avuto l'occasione del vantaggio, poi anche l'altra situazione favorevole nell'area del Perugia per portarsi sul doppio vantaggio, ma il Perugia non ha rinunciato ad attaccare, l'avete visto l'occasione per Mustacchio, poi quella di Verre, qui un'altra bellissima azione del Perugia finalizzata in rete da Mustacchio, Danilo non riesce a intervenire sul pallone, allora Melchiorri sulla destra inventa per questo tocco al centro sfruttato nel migliore dei modi da Mustacchio. Finisce il primo tempo sull'1-1, si riprende con una girandola di sostituzioni nel finale, ricordiamo Bologna di Inzaghi con il 3-5-2, il Bologna che ha optato per questo 11 di partenza. 11 partenza con Da Costa, Di Maio, Danilo, Pass, Sanzani, Poli, Mazza, Valencia, Dix, destro, Palacio in attacco. Come vedete però il Perugia è la squadra a rendersi più pericolosa nel secondo tempo con Melchiorri, un paio di incursioni, vedete il controllo perfetto del pallone al 60esimo, cerca di dribblare praticamente tutta la difesa, poi va a salvare Da Costa in calcio d'angolo. Perugia che mantiene costante l'iniziativa, ci sono diversi cambi con l'uscita di Gabriel, Ngawa, Moscati e Mustacchio per l'ingresso di Leali, Cremonesi, Dragomir e Terrani. Eccolo Dragomir che avanza, palla al piede, poi trova addirittura la traversa, la palla si impenna dopo la deviazione di un difensore del Bologna, addirittura ci sarebbe l'occasionissima, eccola qui per Melchiorri che spreca a due passi dalla porta, forse il Perugia avrebbe meritato qualcosa in più, buone comunque le indicazioni per Nesta e Inzaghi, finisce 1-1 al centro tecnico Casteldevole di Bologna.